Oggi proviamo la Citroen C3 per neopatentati. Andiamo a vedere com'è e come va. Prima di tutto voglio ringraziare la concessionaria Porto Motori che mi dà l'opportunità di provare queste auto. Sono rivenditori dei marchi Citroen e DS. Hanno la sede in quattro diverse città sparse tra Friuli e Veneto, ovvero a Pordenone, che è la città in cui vivo, ma anche a Tavagnacco in provincia di Udine e poi ancora a Portogruaro e a Noventa di Piave, entrambi in provincia di Venezia. Qualora voleste ricevere informazioni sui loro modelli di auto in vendita o prendere semplicemente un appuntamento per parlare direttamente con loro, lascio il link del loro sito qui sotto in descrizione. Conosco molto bene questa macchina perché è la stessa che utilizzo nell'autoscuola in cui lavoro, anche se con una motorizzazione diversa, e che in realtà utilizzano moltissime altre autoscuole e un motivo di sicuro c'è. Adesso vediamo com'è e alla fine del video tiriamo le somme per capire se quest'auto è davvero adatta ad un neopatentato. Esteticamente è senz'altro molto accattivante, ha una linea giovanile molto personale e originale, sportiva ma anche elegante, evidenziata poi da questa colorazione rosso scuro con tettucce e specchietti neri, ma gli abbinamenti cromatici che si possono scegliere sono tantissimi. Nel modello in prova, in allestimento Shine, saltano subito all'occhio gli air bump, elemento caratteristico dell'auto che ha anche la funzione di proteggere la carrozzeria da urti, come ad esempio l'apertura poco attenta di portiere dell'auto parcheggiata a fianco. Il frontale ha una linea aggressiva e le luci LED sono di serie, con anche gli indicatori di direzione integrati negli specchietti, che si ripiegano elettricamente quando si chiude l'auto. Gli interni sono molto piacevoli da vedere e ben curati. La strumentazione è molto chiara e di immediata lettura, con l'indicatore della velocità posto al centro in bella evidenza per essere sicuri di rispettare i limiti. E poi salta subito all'occhio il display touchpad, da cui è possibile settare le varie impostazioni dell'auto, gestire la radio, la ventilazione ed anche l'eventuale navigatore, ma soprattutto a vedere quello che inquadra la telecamera posizionata posteriormente e che aiuta molto nell'eseguire i parcheggi, soprattutto quelli con poco spazio a disposizione. I ragazzi che fanno le guide lo utilizzano molto, soprattutto nell'eseguire il parcheggio ad esse. La posizione di guida è indirizzata alla comodità, non alla sportività in questo caso. Io ci passo diverse ore ogni giorno, anche se dal lato passeggero, e non posso che apprezzare la posizione in cui ci si ritrova seduti. Ovviamente il sedile del posto guida è regolabile anche in altezza, così come il volante, regolabile anche nella profondità, e questo aiuta a trovare la posizione adatta alle persone di tutte le taglie, da quelle più basse a quelle più alte. Anche posteriormente lo spazio non manca. Io non sono molto alto, non arrivo al 1,80 m, ma vedete che di spazio tra le mie ginocchia e il sedile ce n'è più che in abbondanza. Detto questo degli interni, non potremmo pretendere di avere anche un baule gigantesco, ma che in realtà con i suoi 300 litri disponibili non ci fa mancare niente, e in cui potremmo far stare tranquillamente un paio di valigie, di trolley o quant'altro per passare qualche giorno fuori casa senza dover rinunciare alle cose da portare via con noi. Ma adesso saliamo a bordo e mettiamo alla prova questa C3 su strada. Partiamo! Il centro abitato è il suo habitat naturale. Il motore di questo modello per neopatentati è un 1200 3 cilindri con una potenza di 83 cavalli, che corrispondono a 61 kW, e dotato di cambio a 5 marce. Numeri che però dicono poco. Vediamo quindi nel concreto come si comporta. Devo essere sincero, non mi aspettavo che un motore di questa cilindrata e potenza potesse offrire certe prestazioni. Il 3 cilindri rispetto al 4 garantisce una risposta più pronta e reattiva quando il motore è ancora giù di giri, e soprattutto nelle marce basse, ovvero seconda e terza, e cioè quelle che si usano di più nei centri abitati, premendo l'acceleratore il motore risponde in maniera brillante, facendo prendere rapidamente velocità, con una buona coppia sempre disponibile, con un allungo ovviamente un po' meno incisivo rispetto ad un 4 cilindri, ma come si sa non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Il motore nei centri abitati non fa sentire il bisogno di avere niente di più.
Vibra solo un po', ci si accorge subito che è un 3 cilindri e non un 4, ma non è una cosa fastidiosa, è semplicemente una sua caratteristica. Proviamo adesso ad uscire dalla città e dirigiamoci verso l'autostrada e poi percorriamo anche una strada extraurbana e vediamo come si comporta questa Citroen C3. Con le marce più alte, ovvero quarta e quinta, il motore prende velocità in maniera lineare, non spinge come il fratello di pari cilindrata ma dotato di turbo, ma si riescono comunque a raggiungere rapidamente i 130 km orari. La coppia disponibile permette di riprendere velocità abbastanza rapidamente per eseguire la manovra di sorpasso in sicurezza. Tra l'altro, l'auto è dotata del comodo Cruise Control, con comando posizionato dietro al volante, che ci permette di impostare una certa velocità e che l'auto poi manterrà senza dover tenere premuto l'acceleratore. I consumi sono più che buoni e comunque in linea con quello che ci potrebbe aspettare da questo tipo di motore, e a seconda del tipo di strada e dello stile di guida si percorrono in media circa 17-18 km con un litro di benzina. Quindi il motore viene promosso senza dubbi. Perfetto per neopatentati, ma ottimo anche per chi della macchina non pretende ovviamente prestazioni esagerate. Per quanto riguarda il comfort, bisogna dire che la macchina è molto ben insonorizzata. Il motore si sente poco, un po' di più quando si preme a fondo l'acceleratore. Come già detto, il posto di guida è molto comodo e le sospensioni piuttosto morbide sono proprio tarate per dare maggiore importanza al comfort di guida, per non far sentire troppo le irregolarità dell'asfalto o anche i dossi artificiali. Vanno invece in sofferenza nella guida sportiva, ma l'auto non è stata progettata per girare ovviamente in pista. Ci sono anche ampie superfici vetrate per offrire una buona visibilità dal posto di guida. Solo il lunotto posteriore non è molto grande, ma la telecamera posteriore non fa sentire assolutamente il bisogno di un vetro di dimensioni maggiori. I prezzi di questa Citroen C3 variano ovviamente a seconda degli allestimenti. Tenendo conto di contributi ed eventuali scontistiche, si può partire dai circa 14.000 euro per la versione FIL, che possiamo considerare la base, ma già dotata di un buon allestimento, e arrivare circa 16.600 euro dalla versione in prova, che è una Shine con un equipaggiamento di serie davvero completo, come ad esempio l'accensione automatica dei fari, i sensori di parcheggio, i fendinebbia anteriori, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, è dotata anche di Hill Assist, ovvero dell'assistenza per la partenza in salita e molto altro. È quindi un'auto adatta ai neopatentati? Io l'ho provata cercando di immedesimarmi proprio in una persona che rientra in questa categoria. La prima cosa che ho fatto, anche un po' per deformazione professionale, è stata quella di provare la partenza. Si sa che quando si è agli inizi le partenze possono essere un calvario. Ho un po' maltrattato la frizione sollevandola più velocemente del dovuto, ma la macchina mi ha perdonato e non si è spenta. Merito anche del motore a 3 cilindri e della sua coppia posizionata in basso, che aiuta proprio nelle partenze. È quasi come fosse un diesel, riesce a partire, pur molto lentamente, anche senza premere l'acceleratore. Le dimensioni compatte, la visibilità che offrono le superfici vetrate e la telecamera posteriore sono di gran aiuto nell'eseguire le manovre e i parcheggi senza andare in ansia. La linea dell'auto si addice sia ai giovani che anche ai meno giovani e a me piace molto perché trovo che unisca sportività ed anche un po' di eleganza, soprattutto con le colorazioni dell'auto in prova. Quindi è un'auto che mi sento di consigliare tranquillamente ad un neopatentato. È bella, va bene, è comoda e ben accessoriata e si può ovviamente anche acquistare tramite finanziamento. Ovviamente quello che dico nel video è semplicemente la mia opinione su quest'auto, data per aiutare chi in questo momento magari un'auto da acquistare la sta proprio cercando. Prossimamente arriveranno prove di altre auto, ma questo video finisce qui. Noi ci rivediamo presto, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.